Ciao Andrea. Ciao, io sono Andrea. Io ti faccio la prima domanda. Ok. È una domanda un pochino legata al periodo che stiamo vivendo, il periodo che abbiamo passato, che un pochino tutti i musicisti stanno combattendo, che è comporre in un periodo così terribile. E quanto è stato difficile comporre questo EP in questo periodo? Allora, devo essere sincero, non è stato difficilissimo, nel senso che comunque sia molte delle canzoni erano già in cantiere, le provavamo già tempo prima della pandemia, una anche molto molto tempo prima, cioè proprio decenni fa quasi. Quindi diciamo che comporre non è stato il vero problema, ma il vero problema è stato crearlo e portarlo avanti assieme, poi in sala, cercare le idee e poi strutturarlo per poterlo portare in studio di registrazione. Però diciamo la forma base del pezzo era già dentro di noi, dentro le nostre menti, le sapevamo già come farlo, dovevamo solo migliorarlo e ovviamente provarlo in sala. Cosa che per fortuna nell'ultimo periodo è stato comunque sia possibile, più di 2 anni fa soprattutto, che non c'era proprio la possibilità di avere accesso a nessun luogo di ricreazione, diciamo così. Mi hanno tutti fatto capire che ci fossero tantissime influenze nella band, perché ognuno di voi proviene un pochino anche da ascolti diversi. La mia domanda per te è: qual è il segreto per mescolarle tutte queste influenze? Ah, il segreto per mescolarle è soprattutto ovviamente ascoltando molta musica e molti generi musicali, soprattutto provando le canzoni di diversi generi musicali che vai ad ascoltare di un gruppo che ti piace o meno, perché ci sono anche gruppi che magari non ti piacciono stilisticamente nel complesso, ma magari hanno quel qualcosa dello strumento che suoni che ti piace e quindi magari provi a ricrearlo secondo il tuo stile, secondo appunto il genere che magari stai andando ad eseguire col gruppo. Ton, 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 ton. Pregio. Ton, ton. Bella. Sa questi. Qual Lo sa. era? Alla fine. Proprio la fine. Stanno per piovere. Che cosa? Le bestemmie. Sapevo che era quella la risposta, ma glielo volevo sentir dire. Dai, facciamo due battute di play, ok? Qual è il segreto per non far scoppiare tutto? Per tenere l'equilibrio nella band? Litigare spesso, perché comunque sia litigare confrontandosi, poi cercando di ragionare, ovviamente non arrivando alle mani per fortuna, ma comunque sia avendo discussioni anche certe volte accese, animate, si può capire bene o male cosa uno sta realmente pensando e cercando nella situazione. Quindi anche nella composizione di brani, comunque sia molte volte l'avere sbattuto contro magari una persona che è puntata a fare un certo tipo di pezzo, un certo tipo di struttura della canzone, ti porta comunque sia ad avere una visione un po' più ampia della situazione e comunque sia riesci a capire anche cosa sta pensando l'altro, quindi magari entri un po' nella sua testa per come ti ha risposto e cerchi di relazionarti. Quindi penso che la sfida di capire, di cercare di capire, di entrare soprattutto nella visione, nell'ottica di un'altra persona, sia molto importante per cercare di non far esplodere tutto e di mandare tutto a puttana, nel senso, no, questo pezzo si fa così, per me è fondamentalmente sbagliato. Invece uno che ti dice, no, il pezzo si fa così, sì, ok, lo faccio così, però proviamo anche altro, cioè nel senso, perché lo vuole fare così? Cioè, vediamo se come dice lui è realmente giusto. E poi si può cercare di malleare, di appianare un po' gli spigoli della situazione.